stress tentativa, tutti abbastanza comodi. Questa è l'ultima, direi, la quarta. Per mettere insieme studenti, fare collaborare, perché la cosa fondamentale è certamente oggi di tirare al massimo vantaggio della collaboratività potenziale degli studenti dentro le classi, o in presenza o con il telefonino, su di questo possiamo dire due cose. Noi abbiamo fatto, devo dire, come insegno alla Federico II, sono molto orgoglioso del fatto che la nostra, come dire, piattaforma di aiuto e di insegnamento era la prima italiana accettata dentro iTunes University, questa famosa University iTunes che dà adesso accesso a una quantità fenomenale di contenuti. Un po' di spiegazione del mio concetto di intelligenza connettiva. Ho scoperto oggi che la parola connected intelligence, oggi o ieri, non lo sapevo, adesso è un giornale, un'impresa, un concetto distribuito. Io l'avevo creato questo concetto di connessione e spiegherò due cose sulla domanda, ma anche serve di vedere che porta il telefonino e il mobile all'intelligenza connettiva e al lavoro di intelligenza connettiva. E questo è verso il futuro. Va bene, la metafora. Siamo abituati alle nuvole. Questa è la nuvola di Times, questa è l'idea. Infatti siamo nella tendenza cognitiva di pensare a il spazio mentale corrispondente al spazio fisico, non più isolato ma in connessione permanente fuori del melone, per dire. La nuvola di cloud, infatti ho fatto vedere dopo la nuvola di cloud del mio libro Connected Intelligence, abbastanza interessante. La nuvola di Tags noi dà assolutamente già un precondizionamento a capire la nuvola del cloud. Però la metafora è pura, nel senso che non c'è cloud per niente, e non era mai un cloud, era sempre una quantità accessibile di data nei banchi di data. Un sistema infatti molto connesso, però adesso chiaramente l'idea del mobile e la cultura del mobile in generale costruisce una metafora che funziona per fare di qualcosa che esisteva già una nuova industria. Questo è abbastanza interessante. Due minuti di a word from our sponsor. Spero, siamo connessi per sentire cose? No. Oggi non c'è. No, vabbè. Intanto questo è l'ultimo discorso, uno di... Possiamo provarlo, però vorrei anche la visa. Nothing new to work. It just all works. It just works. Questo è l'ultimo. Vuol dire che la sua, come dire, la sua partecipazione alla diffusione di della sensibilità al cloud, chiaramente, lui e anche Google, ma specialmente lui. Che succede nella storia? Succede che abbiamo queste tappe di maturazione dell'internet, da che dico che chiaramente World Wide Web era un salto enorme, cominciando con Mosaic, e dentro World Wide Web complessificazione sempre e precisazione sempre più forte delle piattaforme e dei servizi disponibili, dal Yahoo al blog, al
dal blog a... Io dico Yahoo senza parlare di Google, perché Yahoo è un momento di maturazione quando l'internet, che è un depositorio di informazioni, diviene searchable, diviene... E a questo punto questa è la maturazione. Questa maturazione ha la sua propria, il suo proprio fine che va a Google. A proposito di Google, voi sapete certamente che l'inventore della fortuna di Google è un italiano. Marchiori, Massimo Marchiori, ha inventato il PageRanking. Il PageRanking che era un salto fenomenale sul piano cognitivo del mondo di ricerca. Vuol dire che Google letteralmente fa parte di questo sviluppo a partire di Yahoo. Il blog è un'altra cosa completamente. Un blog è un sistema dentro di che la psicologia personale si allarga a quella della rete e si profila sempre. Il blog è la transizione verso il nostro modo di profilarsi, no? Stiamo andando verso un altro modo di relazionarsi e di fare informazioni. Il blog è l'ibrido. Io dico che il blog è l'anima del cyborg, no? È l'ibrido. Mondi 3D, che vuol dire mondi 3D? Chi da voi siete su Second Life? Sono scuole che usano di Second Life ancora, è abbastanza bene direi, e faccio vedere un esempio. Però l'idea di Second Life è che la progettazione del nostro immaginario su schermo, e noi siamo a fare questo, tutti, con telefonini, con questi, passiamo la nostra vita sui nostri schermi, vuol dire che siamo a esportare sempre di più le nostre funzioni su questo schermo. Perché lo fanno meglio sul schermo che dentro la testa, a alcuni punti di vista? E lo fanno a modo connesso. L'immaginario oggettivo è quello esportato, questo immaginario personale che abbiamo quando leggiamo un romanzo o qualche sia, esportate sul schermo ripiegando l'immaginario personale. Siamo a una situazione cognitiva molto, molto... Anche noi siamo a cambiare e maturare. Twitter. Twitter e cloud computing sono complementari. Twitter è la diffusione della possibilità di segnalare qualche sia e di fare emergere urgence, no? Distribuita a tutti, ovunque, globalmente, per fare un messaggio di ci sono, c'è questo che succede.